Skin gratis per tutti quanti in arrivo su Squadbusters. Oggi vi dirò come ottenerla, quando arriverà, come lo so. E soprattutto parleremo di che skin, perché la skin, ragazzi, è assurda. Ma prima di iniziare vi chiedo solo una cosa: like, sezione, campanina. Mi raccomando, ragazzi, che stiamo per tornare potentissimi. Manca poco alla fine di agosto e dall'1-2 settembre sarò finalmente nella mia vecchia postazione. Quanti ricordi. Impossibile. Sì, pazzesco, bellissimo. Ma torniamo a noi, ragazzi, torniamo a noi. Come sapete ci sono molte skin in arrivo su Squadbusters, tra cui quella del domatore di cinghiali in arrivo per Halloween. Infatti Halloween è molto importante, perché Halloween sarà uno dei periodi più importanti per Squadbusters, periodo in cui arriveranno nuovi aggiornamenti, periodo in cui arriveranno molte skin ed evento a tema Halloween. Quindi, ragazzi, quanto content. Abbiamo anche altre skin tema Halloween. Adesso io devo ricordarmi quali sono le skin a tema Halloween, perché ce ne sono giusto un pochino. Gallina non ne ha, Greg nemmeno. Ecco, la guaritrice guerriera ha una skin tema Halloween, è uno dei personaggi tema Halloween. Attenzione, perché questa skin, ragazzi, questa bellissima skin, sarà una skin gratuita per tutti quanti, pure per te. Cioè non c'è esclusione, tutti, pure il più nabbo dei nabbi avrà questa skin. Ma come ottenerla, quando arriverà? Perché qua abbiamo dei contenuti un po' in anteprima, un po' sposi, ve li vado subito a mostrare. Però prima voglio vedere se ci sono altre skin a tema Halloween. Leon ha la skin della ranetta, che non è di certo a tema Halloween. Maxine questa, un po' tema Halloween lo è, ma nemmeno troppo. Ecco, il nostro mercante ha due skin bellissime che non vedo l'ora di sbloccare, tra cui questa qua tema Halloween, molto molto carina, bella. Il minatore non ha niente. Mortis nemmeno. Ok, Pam nemmeno. Penny ce l'ha bellissima, un po' tema Halloween, un po' spaziale così. Non è proprio tema Halloween, però secondo me una delle skin più belle del gioco è quella di Penny. Lui, Re Royale, ha solamente questo qua un po' figo. Per il resto, ragazzi, non ci dovrebbe essere niente tema Halloween. No, esatto, niente tema Halloween. Allora, come so che è in arrivo questa skin, ma soprattutto da dove si otterrà? Andiamo a vedere. Eccoci tornati su X, sul carissimo X di Squadbusters, perché qua abbiamo i contenuti più importanti. Pignata Fest, ma da quando? Dal 29, ok, dal 29 Pignata Fest, di nuovo. Andiamo nelle risposte, perché abbiamo un sacco di risposte interessanti da andare a guardare. Ok, andando a scendere un attimino dovremmo trovare delle cose molto interessanti. Bisogna cercare un attimo. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. In questo post, che vuol dire, vabbè, in questo post Kirma, che vuoi che ci sia, c'è il minatore come immagine, la cosa più inutile del mondo. Attenzione, leggiamo il post. Non stiamo nerfando il miner, strano. L'evento l'avete terminato, miner, archer e leon ti aspettano i Squadbusters. Li puoi ancora sbloccare, quindi a posto. Questo era il piccolo annuncio. Ma se scendiamo un attimino, dopo aver visto i reset, i ticket e così via, abbiamo un commento di un player. Devo capire dov'è il commento, eccolo qua. Quando la skin della curatrice guerriera verrà rilasciata, la skin di cui parlavamo poco fa, il nostro carissimo Squadbusters, attenzione ragazzi, ci risponde in una cosa strana che non è mai successa in nessun altro gioco Supercell, possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo. Risponde con: l'1 settembre uscirà la skin. Questo è già una cosa positiva, quindi l'1 settembre nuova skin, di conseguenza nuovo pass. Sarà nella traccia gratuita del Gem Pass. Cioè, non ho capito, sarà nella zona gratis del pass. Andiamo a controllare. Qua risponde pure grazie, però cioè raga, io non ci posso credere. Torniamo su Squadbusters. Se noi entriamo qua nel pass delle gemme, perché il gem pass è proprio il pass delle gemme in generale, sarà nella zona gratuita, nella zona di sopra, non quella del super pass, nella zona superiore, gratis. Avete presente come adesso Hamburger Armato, oltre alla skin di base avremo anche una skin gratuita, e credo che succederà per ogni pass, quindi ogni pass avremo skin gratis. Questo torna a farci capire di nuovo che Squadbusters è il gioco che regala più cose di tutti gli altri giochi Supercell. Cioè su Brawl, Clash Royale, non succede che in ogni mese ti regalano una skin, anzi più di una skin, perché ti regalano la skin dell'evento, questa qui, ti regalano la skin del pass, skin gratis tramite ticket. Diciamo che Squadbusters è molto generoso nell'aspetto dei cosmetici, un po' di meno generoso nell'aspetto degli ultra. Arrivare ad un ultra ci vuole tanti soldi, tante malattie, tanto duro lavoro. Però nell'ambito un pochino più cosmetico, Squadbusters ti regala tante cose. Infatti a molte persone ha regalato pure 30.000 ticket e più di 100 emoticon. Grazie Squadbusters, ti vogliamo bene lo stesso. Sì, ti vogliamo bene lo stesso, potevi regalarli anche a me. Però va bene, ti perdoniamo. Quindi questa bellissima skin quando arriverà? L'1 settembre. Ma in che livello del pass, ragazzi? In che livello del pass? Contando che adesso i livelli qua sono 30, però di base il pass dovrebbe essere 40 livelli, non vorrei sbagliarmi, non mi ricordo mai quanto è lungo sto pass, però 40 livelli mi sembra. Se rimane tale la lunghezza del pass e la prima skin rimane comunque magari qua a livello 5, guerriero d'oro a livello 10, sarebbe sensato
vado magari o spostare... No, la skin ci sta a livello 5. Mettere a livello 10 gratuito l'altra skin e poi mettere magari a livello 15 la statua. Oppure mettere a livello 15 la skin gratuita. Così un player deve tryhardarselo tutto. Oppure, idea ancora più assurda che secondo me è quello che faranno, alla fine proprio a livello 40 ragazzi, nella parte gratuita otterrai la skin. Quindi se tu player free to play, completi tutto il gioco, completi tutto il pass, ti ottieni la skin gratis. Cosa? Per niente male, cioè ragazzi, non ci lamentiamo, che è una molto positiva come situazione. Adesso io mi faccio una partitozza, la guardatrice guerriera ce l'abbiamo, però senza skin sfortunatamente, e vediamo un po'. Io sono molto contento di questi aggiornamenti che sta dando Squad Dusters. Li vedo sulla retta via, diamogli tempo, aggiungono i club, sistemano due cose e secondo me il gioco può volare. Ragazzi, è in caricamento da tipo un quarto d'ora. Oh, Squad Busters. Oh raga, appena perdo coppe. No, no, che succede ragazzi? Ma no, ma perché? Perché tutti a me? Decimo Darian 2000, no, ma perché tutti a me ste cose? Vai, facciamo un piccolo recupero. Almeno la modalità dovrebbe darmi qualche vantaggio competitivo, no? Dai, fammi sparare tutto quanto. Sì, tutti i cannoni, tutte le bombe. Ho mezza bomba, non l'ho presa comunque, dai. L'ho pure messa male, ok. No, ho una cerina. Lasciami stare, ti prego. Mi hanno fatto del male, io non volevo, io ero forte. Ti prego, non mi fare perdere coppe. Io sono nato male, sono nato con lag, ti prego. Abbi pietà di me. Abbi pietà di... Oh, gemme, mi lascerà stare per delle gemme. Il bro non mi lascerà stare per delle gemme. Ti prego, fatti una vita. Cambia, vattene in un altro paese. Abbi pietà di me, Brydon, come ti chiami? Big Brain. Ma non mi sembra proprio se mi stai inseguendo. Dai, ho trovato uno schiavo che mi ha difeso. Ok, bene, scappa Kirri, scappa. Che se sei vivo è un miracolo divino. Beh, anche se sei... No, un altro team. No, un altro team. Ma perché tutti a me? Perché? No, ecco, ma te pareva, te Big Brain. Lasciami stare, che mi hai già importunato. Siamo sesti, ragazzi. Ma com'è possibile? Vabbè, pigliamoci le gemme. Stai zitto, Kirri, stai zitto. Che sei spawnato 20 minuti dopo. Oh, un po' di oro. Forse il domatore era un po' meglio da prendere. Però vabbè, ok, non so manco più parlare. Sali di qua. Perfetto, un po' di gemme ce le siamo prese. Ottimo. Chiliamo questo pecca. Perfetto. Un po' di oro. Piglia tutto l'oro. Forse riusciamo a fare un recupero finale. Pigliamoci questa gas. Pigliamoci mercante. Oh, mercante fuso. Ragazzi, sei un segno del destino. È un segno del destino. Forse era meglio prendere. Lasciami stare, ti prego. No. Ok, un po' di gemme. Bene. Dobbiamo cercare di non morire. Perché da un momento all'altro potrebbe succedere di tutto. In realtà siamo messi bene di gemme. Possiamo farcela. Ok, bene. Vai, ok, pieni di gemme. Siamo pieni di gemme. Furia. Prendiamoci una cassa. Andiamo di Leon, che può essere buono. Guarda quante gemme. Quinti. Buonissimo. No, sesti. Quinti di nuovo. Bene. Altre gemme. Buonissimo. Vediamo se riusciamo a resistere. Maxine può essere buona. Forse era meglio Mavis. Non lo so. Cannone, pecca distrutto, vai, guarda. Quarti, raga, quarti, altro oro, altre gemme. Guarda qua, ti prego, dammi Mavis. Vabbè, domatore, lag improvviso. No, ho chiesto di... No, lasciami stare. Big Brain, siamo terzi, raga, abbiamo fatto un recupero assurdo. Abbiamo fatto un recupero, nessuno credeva in noi. Però, primi, ma che dici? Secondi, ce la possiamo fare. Oh, secondi, dai, mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto il devasto. Secondo posto, eravamo ultimi. E abbiamo startato 20 minuti dopo. So che sono fortissimo, però, no, va bene lo stesso. Grazie, mamma mia, guarda qua, 76 di win streak, 408 gemme. Il passo lo devo ancora finire. È raro così. Ferma cassa rara, 4 bam. Va bene, grazie. Ora riscattiamo un baule raro. Grazie mille. Anche questo vuoto, raga. Niente di niente. 4 gessi, ok. Un moltiplicatore per 2 preso. Missioncine fatte, 2 missioni fatte. E poi basta. Detto ciò, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Un bel like, iscrivetevi al canale, campanella di video. Che sono appena passato accanto. Che subito l'altro farà buon supportarmi. Noi ci vediamo al prossimo video di Squad Busters. Ciao.